Oggi abbiamo approvato in Consiglio Comunale il rendiconto 2023. Il bilancio è un documento complesso, ma volevo provare attraverso questo video a renderlo un pochino più semplice, perché è anche il documento più importante di un'amministrazione, quello da cui passano le scelte e i risultati delle politiche amministrative. Il rendiconto ci fa un quadro dell'anno precedente, ci dice come sono andate le cose. Le cose sono andate certamente molto bene, a cominciare dal fronte delle entrate, che sono cresciute nonostante siano rimaste invariate le tariffe e le aliquote. Questo è dovuto al fatto che la percentuale dei crediti incassati è passata dal 76,2% del 2022 al 78% del 2023, un dato non solo molto positivo ma anche in crescita e in controtendenza rispetto a tante altre città italiane. Un altro dato estremamente positivo è quello sull'imposta di soggiorno, che è un po' il termometro di come va il turismo nella nostra città. Ecco, Parma non solo è riuscita a tornare ai livelli pre-Covid, ma addirittura ha battuto il massimo storico che era datato 2019. Le entrate da imposte di soggiorno, infatti, ammontano a 1.900.000 euro contro il 1.760.000 dell'ultimo anno prima del Covid, appunto, il 2019. Il dato che mi rende però maggiormente orgoglioso è quello della lotta all'evasione, che è cresciuta rispetto all'anno scorso, raggiungendo gli 11.100.000 euro con un più 8% rispetto al 2022. La lotta all'evasione credo non sia importante solo per rastrellare risorse, ma soprattutto per dare un messaggio di equità fiscale. È giusto che tutti contribuiscano all'erogazione dei servizi. Tutto questo ha permesso di far crescere il livello dei servizi. Se facciamo un confronto col 2022 potremmo essere tratti in inganno, perché il dato segnerebbe meno 29 milioni rispetto all'anno precedente. Ma questo appunto è un inganno contabile, perché dal 2023 la Tari non transita più dal bilancio comunale e impattava per 40 milioni di spesa. Avendo quindi ridotto la spesa di appena, tra virgolette, 29 milioni, vuol dire che il saldo è positivo per 11 milioni. È certamente positivo anche il dato sull'indebitamento, che cala nuovamente da 108 a 106 milioni di euro. Il dato invece meno positivo è quello sul rimborso dei prestiti, perché nonostante si sia ridotto l'indebitamento complessivo, il peso del caro mutui e dell'aumento dei tassi impatta significativamente sulle casse dell'ente, che hanno visto crescere la quota di rimborso di 1 milione. 1 milione è esattamente ciò che l'amministrazione paga in più di interessi rispetto all'anno precedente, 2.900.000 euro nel 2023 contro il 1.900.000 euro del 2022. Quest'ottima gestione del bilancio ci ha permesso anche di far fronte ad alcune situazioni di rischio. L'amministrazione infatti vede trascinarsi cause da oltre 10 anni. In particolare il fondo contenzioso è aumentato di circa 2 milioni, arrivando a 21 milioni e 500 mila euro. Così come è aumentato il fondo rischi, che passa da 7 a 11 milioni. Nonostante l'incremento di questi fondi, che sono a tutela dei rischi potenziali dell'ente, l'esercizio 2023 chiude con un avanzo libero di 13 milioni e 300 mila euro. Questo è un dato molto positivo, perché non deriva da una mancata capacità di spesa dell'ente, ma piuttosto da meccanismi contabili legati al fondo crediti. Ogni anno infatti l'amministrazione ha l'obbligo di appostare delle risorse a garanzia sostanzialmente di quei crediti che storicamente non si è in grado di incassare. Avendo aumentato la percentuale di incasso, come dicevo all'inizio del video, si riduce la necessità di appostare risorse a garanzia, e questo libera risorse spendibili per i servizi per i cittadini. Questo bilancio però ci restituisce anche alcuni segnali a cui porre attenzione, in particolare la rigidità strutturale dell'ente, che passa dal 23 al 26%. Questo vuol dire che a inizio anno una parte maggiore crescente di risorse è sostanzialmente già impegnata ed è quella destinata a pagare gli stipendi dei dipendenti e i mutui. Abbiamo visto crescere, come dicevo, gli interessi sui mutui, e questo è una concausa del problema. L'altro dato, che sicuramente ha un risvolto positivo della medaglia, è che sono aumentati i dipendenti dell'ente. Questo vuol dire certamente maggiori servizi, ma vuol dire anche minore capacità di manovra in termini di bilancio. Non amo i ringraziamenti di circostanza, ma questa volta lo voglio fare, perché questi risultati sono frutto di un lavoro di tante persone all'interno dell'ente, a partire dai dirigenti del settore finanziario e del settore tributi, ma a cascata di tutti i settori che hanno posto attenzione non solo alla spesa ma anche alle entrate di vari settori. Questo ha permesso di far crescere il livello di servizi che eroghiamo ogni anno ai cittadini, e di questo appunto sono molto orgoglioso.